Ciao ragazze, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video spesa. Siamo stati da Bennett e appunto volevo mostrarvi la nostra spesina. Ci sono prodotti sia alimentari che non, andrò un po' a caso, un po' a random perché è tutto messo nelle buste, quindi andrò un po' così come capita. Allora, iniziamo subito con Nala perché abbiamo trovato in offerta, come indica anche il pacco, a 6,99 euro queste crocchette. Ci sono 3 kg di crocchettine, sono le VitaFit Active che aiutano a sostenere l'apporto energetico. Diciamo che noi non prendiamo sempre le stesse crocchette, seguiamo un po' le offerte che ci sono perché alcune hanno dei prezzi veramente tanto tanto elevati e quindi a volte sono Friskies, quindi Purina. Abbiamo provato diverse marche, abbiamo provato anche Eurospin Lidl e Eurospin non mi pare, però può anche essere. Quando troviamo le purine in offerta, prendiamo queste qui. Poi andiamo avanti con l'alimentare. Ho preso 2 paste sfoglia. In questo caso sono della Bennett perché erano in offerta. Le ho già prese, sono buonissime. Sono proprio dei rotoli di sfoglia rettangolari. A me serviranno per fare le pizzette, perché farò le pizzette per il compleanno di mia mamma per lunedì, quindi ho preso 2 pacchi per essere sicura che mi basti. Abbiamo preso 2 confezioni di agnolotti di magro. Sono giorni che sogno gli agnolotti al ragù e quindi abbiamo comprato tutto il necessario per poterli fare. Ne ho prese 2 confezioni perché vogliamo farne un po' per questo weekend che siamo appunto da soli e un pacchettino appunto per quando tornerà Federico perché piacciono tanto anche a lui e così glieli faccio freschi. Poi Coca-Cola, sempre per il compleanno di mamma. Spumante, ho preso il preferito dei miei genitori. Spumante, ho preso il preferito dei miei genitori. Anche a me piace tantissimo perché è molto delicato, anche se quest'anno io non berrò, però è molto molto buono. Quindi ho preso questo qui della Martini ed è vino spumante di qualità del tipo aromatico dolce. Questo è super super buono, ve lo consiglio. Poi abbiamo preso i cereali, questi qua al cioccolato, sono proprio dei petali di cioccolato. Il tè al limone della Twinings era in offerta, perché altrimenti non lo prendiamo mai perché è un po' caro, però era in straofferta, quindi l'abbiamo preso da tenere di scorta quando finisce magari il latte, da avere qualcosa da alternare. Poi, vabbè, 2 pacchi di zucchero, semplicissimo zucchero, voilà. Poi ho preso il brie che devo mettere di corsa in frigo perché inizio a sentire Dorino che di brie proprio che arriva, deve essere buonissimo, della marca President. Era in super offerta invece che 3 euro, 1,50 euro, quindi Ricky l'ha preso perché gli piace molto il brie. Poi abbiamo preso una bustina di Tortazza, questa qua Super Choc, che avevamo già preso diverso tempo fa. Noi sapete che solitamente andiamo da Eurospin, noi ormai andiamo sempre lì a far spesa perché risparmiamo veramente tanto. Questa volta siamo andati da Bennett perché ci servivano delle cose di marca specifica come appunto questo spumante per il compleanno, la Coca-Cola, cose che all'Eurospin c'è solo la marca di Eurospin. E poi appunto anche il secchio per lavare a terra che ho visto in pubblicità che mi piaceva molto, essendo che il nostro si è rotto e quindi volendo quello siamo andati mirati già al Bennett, abbiamo fatto tutto lì, semplicemente per questo motivo, però solitamente andiamo sempre all'Eurospin. Poi ho preso questa mozzarella senza, diciamo, acqua all'interno, adatta per pizza, insomma, per piatti in cui non serve che la mozzarella sia carica di acqua, perché andrebbe a rovinare un po' la cottura. E l'ho presa per fare sempre le pizzette e i salatini per il compleanno, sempre della mamma. Sempre per la stessa cosa, polpa.
Questa è la polpa che è molto adatta per fare le pizzette, i salatini, appunto. E poi, Dolcis in fundo, ho trovato il detersivo in offerta della felce azzurra, non l'ammorbidente, proprio il detersivo, quindi sono felicissima. Efficace anche a freddo, quindi super super wow. 29 lavaggi, pagato sui 3 euro più o meno. Era in offerta, sì, 2,90, 3 euro, comunque giù di lì. Scotex, come se non ci fosse un domani. Noi tra la cucina e Nala, comunque quando fa dei dispettucci, ogni tanto capita, soprattutto quando viene qualcuno in casa, lei è molto ansiosa, non ama, insomma, si agita, ecco. E quindi abbiamo preso questo tutto cucina extra assorbenza, asciutto perfetto con un solo strappo, cioè proprio super resistente, ed era veramente scontatissimo. 2,50 euro, ma ci sono 4 rotoloni giganti, quindi secondo me è un ottimo prezzo. Poi passiamo all'altro sacchettino, anzi sacchettone, che mi organizzo. Allora, sempre in super offerta c'erano questi triangolini che io darò appunto a Federico per andare a scuola. Triangolini con i gattini, questo qua è alla pera, è il suo gusto preferito, quindi vado sempre sulla pera. E dietro c'è un giochino, quindi poi taglierò la scatola perché c'è scritto che c'è questo giochino. E in offerta 2,80 euro più o meno, ma ce ne sono all'interno 12. Poi flauti. Ho preso due confezioni perché erano in offerta a poco più di un euro. Ne ho presi al cioccolato e al latte. Non è come sembra, dovevo fare il test qualità prima di darli a mio figlio. Spaghetti, semplicissimi spaghetti della Bennett. Poi ho voluto provare questi cereali al miele, granola con avena integrale della linea Fitness. Volevo vedere se c'era altro da dirvi, ma no. Quindi sono semplicissimi cereali. C'erano con la frutta, con il cioccolato, però io preferisco classici con il miele nel latte, mi piacciono molto di più. Poi abbiamo preso a 90 centesimi, 99, scusate, praticamente un euro, al pacchettino i novellini. Io non amo mangiare i biscotti al mattino, ma Federico e Riccardo sì. E quindi a 99 centesimi al pacco abbiamo preso due pacchetti. Poi, oddio, crolla tutto. Abbiamo preso anche questi biscotti qua, ottimini, 1,40 euro mi pare, integrali con gocce di cioccolato. Magari questo ogni tanto uno me lo mangio. Poi, super, super, super mega offertona di miele. Era un po' che ero senza casa e ora che si avvicina l'inverno ho voluto veramente prenderlo, anche perché era una super super offerta. Qui ce n'è un chilo, è enorme ragazze, è enorme, puro e naturale al 100%, miele di fiori controllato e certificato da apicoltori eccetera eccetera dal 1920, quindi ottima qualità. 5 euro e 20 e 30, circa 5 euro e poco più, anziché 11 euro, 10 euro rotti, quindi wow, ne ho approfittato subito. Con la tessera si poteva avere questo maxi sconto del 50%. E poi pasta, questa è una forma di pasta che amo, sarà che mia mamma la fa ogni tanto e quindi mi piace, adesso si chiamano cellentani, celentano. E questa è un'altra cosa. Allora, ora vi mostro alcune cose che non sono alimentari. Quindi questo era tutto quello che ho acquistato, abbiamo acquistato di alimentare. Allora, Riccardo mi ha fatto un super super regalo al Bennett. C'era una buona offerta sui 12 euro, due cuscini natalizi, o comunque sì, erano abbastanza natalizi tutti quanti. C'erano anche con le paillette, però abbiamo valutato che era meglio di no perché era un po' più delicato, quindi sarebbero saltate le paillette. Quindi alla fine mi ha regalato questo cuscino qua,
molto sberluccicante, argentato da mettere al centro del nostro letto ad alternare all'altro. Mi piace veramente tanto, 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 bellissimo. Tutto un po' sberluccicoso, ha tutte queste linee argentate con fondo, diciamo, è color tortora, un grigio tortora. Ed è super, super sberluccicoso, mi piace un sacco. E poi insieme abbiamo scelto questo qui, natalizio, un po' più natalizio con questa stella di Natale. E queste foglioline da mettere sul divano, poi quando magari facciamo l'albero, quando è tutto un po' più natalizio, secondo noi sta molto bene sul divano, quindi al centro. Quindi questi sono i due cuscini che mi ha regalato Riccardo. E poi ai bambini ha regalato questo omino biscottino, come si chiama? Omino di pan di zenzero, come lo chiama sempre Fede, da appendere poi all'albero. Quindi abbiamo preso Federico e ovviamente anche Alessandra. Guardate che carini, sono troppo bellini. Questi magari ve li faccio vedere anche già nel vlog di oggi, perché sto anche facendo un vlog. E se ve lo siete perso, perché lo caricherò prima di questo video, lo lascio qui sopra. E sono troppo carini, poi questo mi fa impazzire, quindi non vedo l'ora di darglielo, di vedere la sua faccia. E poi abbiamo fatto questo mini investimento sul secchio. No, vabbè, non era un prezzo elevato, mi pare sui 16-17 euro. Secchio della Vileda. Penso sia pubblicizzato anche in TV. 2 in 1 pulito profondo e brillante con il pannone qua in microfibra. Io avendo il laminato ho valutato che secondo me è molto meglio di un classico mocio, lo va a pulire molto meglio. Mani sempre asciutte, tutti i tipi di pavimento, attacco universale. E abbiamo preso anche già un ricambio di panno, perché almeno ho il tempo di lavare uno e utilizzarne un altro. Quindi questo è il secchio. Lo proverò sicuramente oggi nel vlog insieme a voi, quindi insomma guardatevi anche il vlog così lo andiamo a provare insieme. Questo è tutto quello che abbiamo acquistato, credo e spero di non aver dimenticato nulla. E io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Un bacione, lasciate un like se vi va, condividete e se non siete ancora iscritti iscrivetevi, mi raccomando. Alla prossima, ciao!